vediamo che si aggiustano un po' più meglio le cose. Speriamo sì. Lo so. Vengo per strada proprio per questo. Ah sì? Sì. Tu che fai la marcia? Perché non c'è. No. Questi sono la prima che abbiamo fatto. Sì, lo so. Dobbiamo pagare la luce a Santa Marinella. Arrivederci. Beh, questa ad esempio è una cosa da prendere atto, che proprio andando porta a porta Massimiliano ha naturalmente il contatto diretto con gli elettori e automaticamente gli dicono proprio anche i problemi, e questa potrebbe essere una cosa utile, sì, ad esempio per poter affrontare meglio magari anche, anche i prossimi anni di amministrazione. È anche un modo per far vedere effettivamente come i piccoli problemi sono quelli che le persone comuni in questa città vivono, dalla pulizia appunto all'illuminazione, ci prendono sotto. Ciao! L'illuminazione. Poi spesso la cosa che ho trovato, diciamo così, più toccante forse nel fare amministrazione è proprio il contatto con tantissime realtà della nostra città che sono nascoste. Molte persone che vivono nella solitudine, che fanno del sociale magari l'unico modo per trovare una compagnia. Quindi proprio il porta a porta secondo me è un modo anche per andare a trovare qualcuno che forse poche volte viene contattato in questa campagna elettorale o viene solamente contattato nella campagna elettorale. Oh. Ecco Idio, mi nonna! Che sei Idio, mi nonno! E quello è Roy, il mio cagnolone! Buongiorno, sono Roy! Oh! Come stai? Sono Massimiliano, come te lo conosci? Ciao! E poi ci andiamo porta a porta e sto riandando a contatto con una prova. Va bene? Arrivederci! Ciao! 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 Porca paletta! No, sai che quello è territorio suo, non vuole mai che ci si avvicini nessuno. Buongiorno, sono Massimiliano Pronti, un candidato a sindaco. Posso lasciare il mio programma elettorale? Sono Massimiliano Fronti, un candidato a sindaco. Posso lasciarle il mio programma elettorale? Sì, mettetemelo pure lì. Nella cassetta? Sì, grazie. Va bene, arrivederci. Siamo presenti in questa zona. La cassetta è la vostra piena? No, non c'abbia nessuno. Buongiorno signora, sono Massimiliano Fronti, un candidato a sindaco. Mi conosce? Sono Massimiliano Fronti, un candidato a sindaco. Le posso lasciare il mio programma elettorale? Il programma elettorale? Già l'ho trovato in casa. Ah sì? Comunque, va bene. Piacere. La ringrazio. Ah, va bene. Previ, grazie signora. Arrivederci. Arrivederci. Niente. Cioè io penso che... Oh, Angelo Liberati. Abita qui. Angelo Liberati è il pittore. E quando ci vedrà che siamo venuti a casa sua. Mi dispiace che Angelo non ci sia. Poi probabilmente che manca tanta gente proprio per il fatto che è sabato pomeriggio e c'è un sole meraviglioso.
è la prima giornata forse che ha fatto buona da qui è settembre. Angelo, buonasera, come stai? Non sapevo abitassi qua. Aspetta un po' che... Non somiglia al massimo a Mussolini. Ti sei fatto... Io sto facendo il porta a porta. Sì. Sto suonando i campanelli e lascio il programma. Va bene. Il mio volantino. Poi c'è su internet tutto il programma. Tu sei tu, vai su internet spesso. Ciao. Salve. Ciao. Buonasera. Salve. Ciao. Buonasera. Vabbè, ho da uscire il cane però. Uscire il cane. Uscio. Ciao, bello. Uscio. Vieni. Grazie, Angelo. Ci vediamo presto. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Non ci sia nessuno. No, sarà strapiena. Sono... Strapiena. Strapiena. Ecco, qui c'è qualcuno. Ciao. Sono Massimiliano Conte, un candidato a sindaco. Ti posso lasciare il mio programma elettorale? Non siete italiani voi? No, non sono italiani. Se, ti, però ho votato qui a Santa Marinella. Ti posso lasciare il mio programma elettorale? No? Va bene. Mi dispiace però, eh. Ciao. Le salve, sono Massimiliano Fronti, un candidato a sindaco. Chi è? E sono Massimiliano Fronti, un candidato a sindaco. Posso lasciare il mio programma elettorale? Sì, va bene. Grazie. Niente. Da... un po' di porta a porta. Adesso ho un appuntamento a casa di un candidato. Ho voluto vedere quando si suonano i campanelli cosa si può incontrare nella nostra città. È come ovviamente andare a bussare a casa di qualcuno che non conosci. Le reazioni però sono state sempre, devo dire, positive. Le persone si meravigliano quando magari un candidato a sindaco ti suona la porta e non lo conosci e l'hai visto solamente sui cartoni pubblicitari. Dovrebbe essere fatta più spesso questa cosa, quella di magari entrare nelle case delle persone anche solamente per fargli un saluto. E stiamo cercando di fare soprattutto questo, quello di portare la nostra voglia di amministrare questa città in maniera chiara, coerente e soprattutto con un pizzico di novità. Novità è anche questa, quella di poter amministrare in maniera forse un po' diversa rispetto al passato. Senza giochi precostituiti, senza persone che hanno un retaggio politico che viene da un passato molto lontano. Allora, alla prossima porta a porta. Ciao.